Buonasera a tutti, stasera vi faccio la zuppa di pesce, ma non una zuppa qualsiasi, una zuppa che ha una storia. Qualche tempo fa mia madre mi ha regalato questo grembiule da cucina insieme a quella che in genovese si chiama piccaggia, che è la salvietta per asciugare i piatti. Su questa piccaggia c'è una ricetta della zuppa di pesce scritta in genovese e fatta alla genovese. Ed è secondo me la ricetta più buona in assoluto per la zuppa di pesce che esista sulla faccia della terra. Quindi stasera provo a fare la ricetta della zuppa di pesce esattamente come è scritta sulla piccaggia. Quindi, zuppa di pesce da piccaggia. Vediamo come si fa. Allora, io seguo proprio quello che c'è scritto qua sopra, che dice, ve lo faccio in italiano perché in genovese è difficile, pulire bene 1,5 kg di pesce da brodo, scorfaro, nasello, dentice, totani, altri pescetti, a seconda della stagione, e 0,5 kg di muscoli, che sarebbero le cozze. Io il pesce da brodo non ce l'ho, ho 6-7 etti di pescatrice, non ho neanche le cozze perché mia moglie ultimamente non le mangia volentieri, al posto delle cozze ho preso delle vongole, 0,5 kg di vongole. Intanto, mentre preparo la ricetta, accendo il forno che mi servirà per i crostini. Lo metto a 200 gradi, forno ventilato. Poi, la piccaggia dice, tritare uno spicchio d'aglio, mezza cipolla e una manciata di prezzemolo e farli passare in una pentola con un bicchiere di olio per 5 minuti, remesciando, cioè mescolando, con il cucchiaio di legno. Quindi, prendo lo spicchio d'aglio, lo taglio a fettine sottili, ci aggiungo mezza cipolla, la taglio un po' alla grossa, tanto poi devo tritare con la mezzaluna, e metto una manciata di foglie di prezzemolo. Poi prendo la mezzaluna e trito tutto quanto. Quando ho finito di tritare tutto, metto sul fondo di una pignata, cioè di una pentola, un bel po' di olio. La ricetta dice un bicchiere, ma secondo me un bicchiere è troppo, e ci butto dentro il trito di prezzemolo, aglio e cipolla. Prendo il cucchiaio di legno come dice la piccaggia, accendo a fuoco massimo, rigiro il mio trito dentro e aspetto che salga il profumo. Vediamo cosa dice dopo. Aggiungere 0,5 kg di pomodori tagliati a tocchetti, i pesci e i muscoli senza le scorze, cioè senza i gusci, e 0,5 L d'acqua calda. Quindi per prima cosa devo tagliare il pesce a tocchettini. Invece di mettere tutto insieme, cioè pomodori, pesce, vongole, eccetera, io faccio prima così, che secondo me viene più saporita. Taglio il pesce a tocchettini, lo butto dentro l'olio bollente, il trito, per farci dare una scottata, e poi ci butterò i pomodori. Il pesce lo taglio a pezzi piccoli, ma non troppo piccoli, sennò poi si disfa, e poi quando l'aglio e il prezzemolo stanno soffriggendo ce lo butto dentro mentre taglio i pomodori. Le vongole invece le farò aprire a parte in una pentola coperta e le andrò ad aggiungere poco prima che la cottura sia ultimata con la loro acqua, perché sennò mi rimangono bollite. Sta venendo su il profumo dell'aglio e prezzemolo, ci butto dentro i miei pezzi di pescatrice tagliata un po' alla grossa, do una girata e la faccio rosolare finché la carne non si compatta un po'. Nel frattempo taglio i pomodori a dadini, ne metto due che non sono proprio 0,5 kg come dice la ricetta, ma anche perché non sto facendo 1,5 kg di pesce, ne sto facendo quasi la metà, quindi due pomodori dovrebbero bastare, magari tre. Ora che la pescatrice ha un pochino rosolato, ci butto dentro i pomodori e circa 0,5 L di acqua calda. Copro la zuppa con un coperchio e la porto ad ebollizione, perché la ricetta sulla piccaggia dice che dopo 10 minuti che abbuge bene, cioè dopo 10 minuti che bolle per bene, bisogna bagnarla con un bicchiere di vino bianco e salarla. Quindi la porto ad ebollizione e la faccio bollire per una decina di minuti. Ci vediamo tra 10 minuti. Mentre la zuppa bolle, prendo una bella pagnotta di pane pugliese e mi preparo i miei crostini tagliandola a fettine. Le fette di pane poi le farò abbrustolire in forno, ci strofinerò sopra uno spicchio d'aglio e poi le andrò ad appoggiare sul fondo del piatto e sopra ci metto la zuppa, in modo tale che poi ti mangi la zuppa con i crostini. Quando ho tagliato tutte le fette di pane le prendo e le appoggio dentro una teglia. Lo spicchio d'aglio poi ce lo strofinerò una volta che le fette di pane
sono abbrustolite, perché sennò adesso il pane è morbido e lo spicchio d'aglio si inceppa nella mollica morbida. Il forno è caldo, prendo le mie fette di pane, le ficco in forno per fare i crostini. Mentre la zuppa bolle, mi porto un po' avanti col lavoro, prendo una pentola piccola e ci butto dentro mezzo chilo di vongole. Le metto su un fuoco piccolo e le copro. Non accendo ancora sotto il fuoco perché le vongole ci mettono una decina di minuti ad aprirsi. Quindi ci accenderò quando mancano più o meno 10 minuti alla fine della preparazione della ricetta. Però intanto le ho messe lì. Sono passati 10 minuti, la zuppa abbuje bene, cioè bolle bene. È giunto il momento di andare avanti con la ricetta, cioè bagnare con un bicchiere di vino bianco, salare e pepare. Come vino bianco vi consiglio questo qua, che lo fa un amico, una persona alla quale voglio molto bene, che è un Gavi, un vino bianco Gavi del comune di Gavi, e la cantina è La Piasola. È una persona che ho incontrato per caso in una situazione che veramente non c'entrava assolutamente niente, mi ha fatto assaggiare i suoi vini, mi ha portato a vedere la sua cantina ed è stata un'esperienza bellissima, veramente un super pomeriggio. Quindi il suo prodotto è buono, lui è una persona gentile e io lo uso sia per cucinare questa zuppa di pesce sia per pasteggiare dopo. Aggiungo un bicchiere di Gavi La Piasola alla mia zuppa di pesce, aggiungo il sale. Qua bisogna andare un po' a occhio perché c'è dentro di tutto, c'è il pesce, ci sono i pomodori, quindi ne metto un bel po' e poi semmai l'assaggio e lo aggiungo. Assaggiamo. Ora è giusta. Poi dopo bisogna riassaggiarlo di nuovo perché un po' d'acqua evapora e un po' di vino anche, quindi diciamo che rimane più salata, però direi che è giusta. Aggiungiamo l'immancabile pepe nero dal caratteristico suono onomatopeico. Cre, 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 cre. Diamo una bella mescolata e controlliamo l'ultimo passo della nostra ricetta. Lasciar cuocere ad agio ancora per 20 minuti e poi servire con dei crostini di pane abbrustolito e insaporito con l'aglio sul fondo del piatto. Quindi abbassiamo al minimo. La zuppa è ancora molto liquida, quindi io la faccio cuocere senza coprirla, perché così almeno un po' di acqua e di vino evaporano. Se dovessi rendermi conto che nei prossimi 20 minuti la zuppa si asciuga troppo, aggiungo magari di nuovo un mezzo bicchiere d'acqua e la faccio cuocere coperta. Per il momento la faccio andare scoperta in modo tale che diventi un pochino più densa. 20 minuti a fuoco basso basso basso, ci rivediamo tra 10 minuti che prepariamo le vongole. A dopo. Ho tolto i crostini di pane dal forno per darci una girata, così cuociono anche dall'altro lato. Li rivolto dall'altra parte e li rinfilo nel forno per altri 5 minuti. Poi li toglierò e ci strofinerò sopra mezzo spicchio d'aglio. I crostini di pane sono pronti, li vado a levare dal forno. Spengo, appoggio qua. Adesso li lascio raffreddare un pochino e poi dopo ci strofino sopra lo spicchio d'aglio. Cioè faccio così, prendo mezzo spicchio d'aglio tagliato, lo strofino leggermente sulle fette, poco perché sennò poi sono solo di aglio, e le insaporisco, le aromatizzo all'aglio, la bruschetta classica italiana insomma. Perfetto, i crostini di pane sono pronti, uno lo metterò sul fondo del piatto, gli altri li appoggerò in mezzo alla tavola per chi vuole fare la puccetta mangiando la zuppa. Nel frattempo mancano circa 10 minuti al termine della cottura della zuppa, che ho coperto perché si stava asciugando troppo. Accendiamo sotto le vongole a fuoco alto per farle aprire e fargli dare l'acqua. In una decina di minuti dovrebbero essere perfettamente aperte e possiamo rovesciarle dentro. Nel frattempo aggiungo un tocco personale alla zuppa indicata sulla piccaggia, cioè due manciate di mazzancolle. Le butto solo adesso perché i gamberi ci mettono pochissimo a cuocere, quindi se li lasci mezz'ora dentro la zuppa si affloscano, diventano gommosi. Allora li metto adesso che mancano circa una decina di minuti, li butto dentro, do una girata e ricopro. Tra 10 minuti la zuppa dovrebbe essere pronta, ci verseremo dentro le vongole aperte con la loro acqua e poi saremo pronti finalmente per mangiarla e pescolarci una buona bottigliona di vino bianco. A dopo. La zuppa di pesce è pronta, non resta che aggiungere le vongole con la loro acqua. Una cosa, fate attenzione, controllate che sul fondo della pentola delle vongole non ci sia della sabbia, perché a volte
rimane un po' di sabbia dentro una vongola e vi rovina tutto quanto. Nel mio caso non c'è, quindi spengo sotto le vongole che sono andate per circa 10 minuti coperte, le rovescio dentro la zuppa, così anche con gusci, do una bella girata, alzo il fuoco a tuono e ci faccio dare un'ultima scottata per far legare l'acqua delle vongole con quella della zuppa. Prima di aggiungere le vongole, le mazzancolle, insomma quello che ci volete buttare dentro, finché ancora pesce e pomodoro, se volete, per renderla più cremosa potete frullarla col mini pimer e viene proprio una crema. In questo caso io non l'ho fatto perché mi piace l'idea di mangiarmi anche i tocchettini di pescatrice, che è un pesce molto nobile e molto buono. Quando la fate con i pesci di fondo, quelli magari un po' meno belli da vedere, darci una frullata può essere utile. A questo punto, mentre l'acqua delle vongole e tutto il resto legano insieme nella pignata, potete aggiungere o un po' di piccante, un po' di peperoncino, oppure una bella passata di origano o del basilico o delle olive, quello che vi ci piace. La zuppa comunque di base è pronta. Ho un assaggiatore d'eccezione che è mio fratello. Cucchiaio e fetta di pane, se vuoi. Vedi tu, se vuoi assaggiarla sulla fetta di pane o col cucchiaio. Soffia, che brucia. La c'è inzuppata. Com'è, buona? Sale, giusto? Perfetto. Buonissimo. Zuppa di pesce da piccaggia, zuppa di pesce della salvietta, dello straccio, chiamatelo come volete. Ricetta 100% salvezza, è pronta, me la vado a scuoiare. Se vi è piaciuto il video, ma anche se non vi è piaciuto, mettete un like, lasciate un commento, io rispondo a tutti. Iscrivetevi al canale, praticamente obbligatorio. Adesso mi avete rotto le balle, voglio bere il mio vino bianco di Gavi e andare a mangiare la mia zuppa. Ciao, baci, ciao.